Bentrovati a tutti, oggi siamo qui venerdì 29 giugno per questa tavola rotonda, un incontro promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica, riservato ai pazienti e a tutti i familiari. L'ingresso è libero fino a esaurimento i posti e la prima iscrizione era obbligatoria, proprio perché c'era una numerosa partecipazione. A questo incontro partecipano il dottor Francesco Ursini, il dottor Domenico Olivo, il dottor Domenico Aiello, il dottor Francesco Spagnolo e la dottoressa Cassandra Nicolosi. Noi qui rappresentiamo quello che è la Lega Sclerosi Sistemica sul territorio della Calabria. Rappresentiamo quello che è una parte di pazienti che in questo momento sono associati. Invitiamo a tutte le persone che ancora ad oggi non hanno aderito alla nostra associazione di farlo, perché la quota che viene versata serve solo ed esclusivamente per far sì che i studi medici vanno avanti. Che cos'è la sclerosi sistemica? La sclerosi sistemica lo spiegheranno meglio i medici, possiamo dire che è una malattia autoimmune, invalidante, dove chi soffre comunque di questa patologia ha sicuramente una vita un po' disagiata. Io sono mamma di una signorina di 18 anni e una di 14, diventerò mamma fra pochi mesi per la terza volta. E quindi ecco, anche questo è diciamo un incoraggiamento a quello che è la vita. Faremo delle domande oggi e io le mie le porrò in modo esclusivo sulle gravidanze. Passo la parola a Loredana, così anche lei avrà qualcosa da dire. Grazie. Grazie Angela, grazie Lega che ci hai sostenuto, ci hai dato la possibilità di chiarire molti dubbi. Siamo entusiasti di finalmente avere un incontro con i dottori, perché non sempre il reparto è facile porre domande ai dottori. E i dubbi sono tanti con questa malattia, se ne parla poco, è poco conosciuta, è definita malattia rara. Pertanto siamo qua sperando che i dottori ci diano sollievo e incoraggiamento, anche se noi già ci incoraggiamo da sole. Grazie. Io sono Antonio e ho abbracciato questa causa della Lega Italiana perché è la mia causa principalmente e poi la causa di tutti gli ammalati di sclerodermia. Noi siamo qui, è la prima volta che facciamo questo incontro e vogliamo porci delle domande di quello che in questo momento stiamo facendo in ospedale, come ci stiamo curando, se le cure vanno bene. Se ci sono nuove terapie per questa malattia. Ecco, facciamo queste domande per essere un po' più tranquilli e vivere questa malattia dignitosamente. Io a volte non è tanto la malattia e i medicinali che riesco a percepire nel corpo, ma è quell'entusiasmo che ho di combatterla la malattia, come dire, Di non viverla, forse. di non averla. A volte ci sono giorni che dico io non ho la malattia, non ho la sclerodermia e vivo meglio combattendola così, nonostante perché quando si fanno i farmaci poi stai male un po' di giorni, però io la rinnego questa malattia, giorno per giorno, anche se poi devo viverla. Ciao, io sono Alessandra, ho 31 anni. Anch'io sono malata di sclerodermia e oggi sono qui con il sorriso per portare un po' di armonia nel reparto a tutti i malati, di fare delle domande e togliere tutti i dubbi che abbiamo e stare un po' meglio. Grazie. Io sono Emilia Gelia e sono la rappresentante locale di Catanzaro di Cittadinanza Attiva Tribunale per i diritti del malato. Sono anni che io affianco i pazienti affetti da sclerosi sistemica
e insieme abbiamo portato avanti una serie di battaglie nel percorso che purtroppo molto spesso è un percorso ad ostacoli. Stasera sono felicissima di partecipare a questa iniziativa che intanto dà una svolta nel metodo di lavorare, perché finalmente c'è la possibilità da parte del paziente di interagire direttamente con dei professionisti validi, delle eccellenze in questa materia, per cui possono dire tutto quello che vogliono sapere i pazienti, perché conoscere la malattia sicuramente aiuta molto anche a convivere con tutte le problematiche e i disagi che la malattia comporta. Per cui io faccio un saluto affettuoso a tutti quanti e dico loro che dobbiamo fare rete, perché solo facendo rete riusciamo ad essere più forti. Quindi noi ci saremo sempre, e insieme a Cittadinanza Attiva ci sono anche altre associazioni che vogliono affiancare la Lega Sclerosi Sistemica. Quindi auguro a tutti buon lavoro.